La pastiera deriva da un termine napoletano che significa a pastraier, da qui pastiera, perché anticamente la pastiera si faceva i giorni prima di Pasqua, perciò pasta di ieri, pastiera. Ippolito Cavalcanti, un grande critico gastronomico, nella prima metà dell'Ottocento già parlò di pastiera e dal 1800 a oggi non è più cambiata la pastiera, quindi sono ormai più di 200 anni che la pastiera ha questa ricetta e ha questi ingredienti. La ricotta di primissima qualità, poi abbiamo le uova, lo zucchero, il grano e la pasta frolla. Mi diceva che il segreto è la ricotta, come bisogna lavorarla? Allora, innanzitutto dobbiamo lavorare in un setaccio, quindi per renderla morbida e unirla allo zucchero. Il grano davanti a voi? Il grano, che è l'ingrediente insomma principale. Grano che non deve essere passato per realizzare una pastiera classica. Allora, per la pastiera classica no, abbiamo il grano intero, ma molti di loro ci chiedono anche quella passata insomma. Sulla pastiera, dopo la cottura, che è anche molto importante, ce ne parlerà tra un attimo, viene fuori questa brillantezza, sembra lucida. Qual è il segreto per farla diventare così? Il segreto è la ricotta di prima qualità, è la lavorazione. Sono pochi passaggi, ma i più importanti. C'è la pastiera gluten free, senza glutine, anche la colomba, vedo là. Quali sono gli ingredienti che abbiamo davanti? Beh, per la pastiera abbiamo una ricotta di pecora, le uova, usiamo una vaniglia fresca, poi ovviamente sostituiamo il grano con il riso, cotto in acqua e cotto in latte, zucchero e i vari aromi come il neroli, arancia e limone. Il riso viene cotto in una percentuale di acqua un 10% e un 40% di latte. Su un chilo di riso viene cotto, portato al bollore e diventa molto morbido. Usiamo una qualità di riso Carnaroli, dato che è un riso che tende ad assorbire di più i liquidi rispetto alle altre qualità, quindi porta la pastiera ad essere più morbida, più consistente al palato. Rispetto alla pastiera con prodotti classici, la cottura, che anche per le massaie ogni tanto è un problema, invece per la pastiera gluten free qual è? Le nostre farine sono ricche di fibre, quindi hanno bisogno di un forno non ad alta temperatura tipo come la pastiera tradizionale, ma magari un 10 gradi in meno, dato che le fibre comunque tendono ad oscurirsi prima rispetto alle farine normali, quindi abbiamo un forno più delicato. Cosa narra la leggenda in relazione all'origine della pastiera? C'è una leggenda antichissima che risale agli antichi coloni greci che stavano qui a Napoli, sul Monte Echia, e raccontano che fu la sirena Partenope a inventare la pastiera.